Benvenuti in TGL. Oggi vi spiego come si usa il montascale Jolly. È un montascale a cinghie, adatto per le scale dritte. E ora vi faccio vedere come si carica la carrozzina. Quando arriva in pari con le due ruotine posteriori, lo uso come una normale carrozzina. Mi avvicino con la mia carrozzina e adesso devo agganciare il montascale. Quindi con i piedi agisco su due sicurezze. Abbasso la leva gialla e quindi lo spengo, sollevo la leva rossa e tenendola sollevata spingo in avanti il timone. L'obiettivo è inserire il manico di spinta della carrozzina in queste due apposite alucce. Una volta inserita la carrozzina devo chiudere gli agganci, quindi tenendola in questo modo metto l'aggancio in verticale, entro di due spine e lo giro orizzontale. In questo modo l'aggancio non potrà più uscire. Stessa operazione dal lato destro. Infine metto al paziente la cintura di sicurezza. Sono pronta per partire. Ora devo riaccendere la macchina, per cui tiro indietro e la leva rossa si aggancia in automatico. Per cui posso muovere la macchina ma non funziona elettricamente finché non alzo la leva gialla. A questo punto, come vedete, si accende la lucina verde e la macchina mi conferma di essere operativa. Ora non faccio altro che avvicinarmi alla scala bene in centro e andare in aderenza con entrambi i cingoli contro il primo gradino. È importantissimo controllare di non essere storti. Devo partire bene dritta, dopodiché ho un pulsante sul manico destro che mi dice salita. Premo il pulsante e procedo con la salita. Tengo sempre due mani ben salde e la macchina leggermente trattenuta verso di me. In qualsiasi momento posso fermarmi e sono in sicurezza, mai però lasciare le mani. Procedo finché la lucina rossa sul lato della macchina non arriva all'angolo dell'ultimo gradino, ovvero in questa posizione. Quindi fermo, la macchina con la presa a bordo deve essere leggera e procedo tirando e tenendo tirata questa leva sotto la maniglia di guida. Tenendola tirata accompagno la macchina al pavimento. Poi posso lasciarla e sono pronta per sterzare e fare un'altra rampa. Se invece devo procedere con la discesa, mi accerto di essere ben dritta controllando il muso e avanzo a motore finché la lucina rossa arriva all'angolo del gradino. A questo punto mi fermo e come per la salita sono io che accompagno la macchina sulla scala. Appena arriva lei è già stabile. Col pulsante procedo costantemente premuto per la discesa. Tengo sempre la macchina leggermente trattenuta all'indietro. Nel momento in cui arriviamo all'ultimo gradino, tengo tirata la leva sotto la manopola di destra per utilizzare le ruotine e arrivo fino per terra. In questo modo non avrò problemi a spostarmi. Una volta arrivata, con le stesse due leve e col piede, scarico la carrozzina. Quindi tiro giù la leva gialla, tiro su la leva rossa, accompagno la carrozzina in avanti. Dopodiché slaccio la cintura di sicurezza e sgancio i miei agganci. Procedo a liberare la carrozzina